Anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla web TV della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione del dottor Alberto Nagel, amministratore delegato, e del dottor Stefano Vincenzi, General Counsel di Mediobanca, in merito all'applicazione delle misure per la liquidità di cui ai DL 18 e 23 del 2020. La Commissione ha svolto un ampio ciclo di audizioni sul tema dell'attuazione degli interventi previsti dai decreti legge 18 e 23 del 2020 relativamente al settore bancario e finanziario per il sostegno alle aziende ed imprese colpite dall'emergenza epidemiologica. Il trend sull'attuazione delle misure citate nel corso dell'audizione con Banca Italia dell'11 giugno scorso è apparso in crescita. Oltre alle misure di moratoria che si sono rivelate particolarmente efficaci, anche il tasso di erogazione dei prestiti sino a 25.000, poi elevato a 30.000, mostra un trend positivo. Nonostante si registrino tali miglioramenti, occorre favorire il più possibile l'attuazione da parte del sistema finanziario delle misure varate dal governo a sostegno delle famiglie e delle imprese con l'obiettivo di assicurare la correttezza comportamentale tra le diverse banche operanti in Italia. In materia, l'ultima rilevazione settimanale effettuata dalla Task Force registra anche i risultati delle azioni poste dalla Commissione in merito alla concreta applicazione delle misure per la liquidità previste dai DL 18 e 23. In particolare, superano i 300 miliardi di euro le domande di adesione alle moratorie su prestiti e oltrepassano quota 74,7 miliardi le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di garanzia per le PMI. Con riferimento all'oggetto dell'audizione, ricordo che gli auditi sono chiamati ad illustrare le informazioni e i dati sull'attuazione delle misure varate dal Governo in materia di liquidità secondo lo specifico standard di relazione approvato dalla Commissione e trasmesso ai fini della compilazione ai diversi intermediari convocati. Invito gli auditi a svolgere la relazione in un tempo massimo di 30 minuti, al fine di garantire adeguato spazio al dibattito. Do pertanto la parola al dottor Alberto Nagel, amministratore delegato, ringraziandolo per la disponibilità manifestata a collaborare con la Commissione. Prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Credo che sia opportuna una premessa, Se vuole magari passare scontata, magari non troppo per alcuni di o voi, è no. spiegare un po' l'operatività di Mediobanca, perché spiegando l'operatività di Mediobanca si capisce poi quello che si è fatto e quello che si va facendo sui temi che vi interessano. Il gruppo Mediobanca, come sapete, è un gruppo diverso dalle banche universali, un gruppo per così dire specializzato in alcuni business. I business in cui siamo specializzati sono tre, direi due storici, uno più recente. I due storici sono l'investment banking, quindi corporate investment banking, quindi finanziamento a grandi imprese, soprattutto partendo dal dopoguerra sulla ricostruzione. Investment banking, quindi tutta l'attività di fusioni, acquisizioni, quotazioni. E quindi questo mondo qua è un mondo delle grandi imprese, dove negli ultimi 10 anni Mediobanca ha espanso molto attività fuori dall'Italia, l'ha espansa anche a un settore, a un segmento leggermente più piccolo, quindi quello delle medie imprese, ma le medie imprese che esportano, le medie imprese che, come dire, hanno 3, 5, 700 milioni di fatturato, quindi non certo piccole. E poi il gruppo Mediobanca ha da sempre, ma molto incrementato l'esposizione nel credito al consumo negli ultimi 10 anni. Quindi, se volete, siamo un po' ai due estremi, grandi imprese e persone fisiche, e quindi non so, Compass, voi la conoscete come brand, è il secondo gruppo di credito al consumo in Italia, c'ha più di 2 milioni di clienti, però sono tutte persone fisiche, non imprenditori, quindi è un finanziamento a persona fisica. Da ultimo abbiamo sviluppato l'attività di risparmio gestito, che è un po' il nostro, non dico mantra, ma la nostra, come dire, priorità oggi, perché noi riteniamo che il marchio della banca, il marchio di CheBanca, abbiamo fatto partire CheBanca 12 anni fa,
in Italia, in un'Italia dove il risparmio comunque è abbondante, in cui molte famiglie hanno bisogno ancora di consigli, rappresenti per noi uno spazio di crescita importante. Quindi stiamo crescendo bene in quel settore, ma anche qua, per venire un po' ai temi nostri, qual è la controparte tipica di che banca? È un privato, una famiglia, che tendenzialmente ha bisogno di trovare una remunerazione dei propri risparmi e o un mutuo ipotecario. Perché faccio questa premessa? Per farvi capire che naturalmente, con l'eccezione delle moratorie che poi dettaglierò, il gruppo Mediobanca è stato pochissimo interessato da tutto quello che riguarda il decreto liquidità. Perché? Perché il decreto liquidità, come sapete voi meglio di me, ha innanzitutto toccato quelle piccole aziende o piccoli operatori economici che avevano un ricorso al credito più difficile, che non sono clienti nostri, per diciamo posizionamento sul mercato. Poi ovviamente, come sapete, il credit crunch o la difficoltà di trovare credito in questa situazione e l'opportunità delle garanzie SACE o del medio credito sono state importanti per tutti, quindi ovviamente abbiamo fatto anche dei finanziamenti che hanno riguardato grandi aziende assistite da garanzia SACE, in particolare in quei settori più colpiti dal Covid, quindi se pensiamo a dei settori, pensiamo a tutto quello che è trasporto, transportation, entertainment, quindi tutta la parte, per così dire, di ricezione, hotellerie, la parte moda, anche la parte moda ha avuto un impatto molto forte da parte del Covid, e quindi alcune aziende iconiche italiane hanno richiesto finanziamenti con garanzia SACE. Però per quanto riguarda l'attività tipica, in particolare dei decreti sui piccoli prestiti, quelli sotto nei 25.000 euro prima e 30.000 euro, cosa è successo? Che noi abbiamo fatto in modo che banca, che non aveva questo tipo di servizio, perché non faceva questo tipo di operatività, abbia implementato le procedure perché ha ricevuto una serie di richieste dai clienti. Quindi il decreto è entrato in vigore ad aprile, noi in un mese abbiamo installato la procedura perché non l'avevamo. Sapete che per fare questo tipo di attività bisogna avere delle procedure e aderire al fondo di garanzia in maniera tale poi da poter effettivamente erogare un servizio. Quindi sostanzialmente cosa è successo? Che noi, non avendo questo servizio, per rapporto con la clientela abbiamo deciso di avviarlo, e abbiamo ricevuto sostanzialmente, come vedete forse dai dati che abbiamo trasmesso, più o meno 1200 richieste, che sono state, diciamo, in buona parte accettate. Lì il discrimine è sempre se vedere se si rientra nei parametri previsti dalla normativa, se la compilazione delle carte giustificative è fatta in maniera corretta. Quindi sostanzialmente, per darvi dei dati, noi abbiamo avuto a fine agosto più o meno 1000 richieste su che banca, quindi parliamo di numeri piccoli, sostanzialmente questo tipo di richieste sono state, solo l'1% è stato declinato, il 70% per casi legati a affidamento di società in gravi difficoltà e quindi ancorché non in sofferenza, per un 30% di casi che presentavano problematiche reputazionali. Quindi la gran parte dei casi è stata evasa in maniera puntuale, seppur ovviamente io non ho problema a dirvelo, con qualche settimana di ritardo, perché è dipeso da noi. Lo dicevo all'inizio, noi non avevamo questo servizio in banca, cioè perché non servivamo questo tipo di clientela corporate piccola, avevamo il rappresentante della famiglia che aveva un conto in che banca, ma non avevamo un conto azienda in che banca. E quindi, siccome sono clienti a cui ci tenevamo, abbiamo implementato questa procedura, ci sono volute 3 settimane, quindi abbiamo avuto uno sfasamento temporale di qualche settimana.
Però parliamo di numeri piccoli perché il totale, siccome più o meno il richiesto è intorno ai 13.000 euro, parliamo più o meno di 13 milioni in totale, no? Quindi sono cifre molto molto piccole. Compass non ha questo tipo di attività, invece Mediobanca e Selma, che l'attività di leasing ce l'hanno, quindi abbiamo fatto, oltre ai finanziamenti che vi dicevo sotto i 30.000 euro, abbiamo fatti anche quelli superiori ai 30.000 euro, che sono in parte, sempre in minima parte, 10 richieste relative a che banca, 7 richieste relative a Selma e 4 relative a Mediobanca. Ovviamente quelle di Mediobanca sono tutti finanziamenti più grandi perché sono clienti più importanti, quindi mediamente si è trattato di finanziamenti sopra i 35 milioni di euro. Quindi la nostra visuale su questa attività è limitata perché diciamo, noi non abbiamo esposizione verso questo tipo di imprenditori. Diverso è il discorso sulle moratorie. Le moratorie sono state invece un fenomeno importante perché hanno riguardato sostanzialmente 3 categorie: i clienti di Compass, i clienti di Chebanca e i clienti di Selma. Vi dicevo che Compass è una società molto grande, ha più di 2 milioni di clienti più o meno e più o meno ha 13 miliardi di impieghi. Ecco, abbiamo avuto più o meno 1 miliardo e 3 di moratorie. Le moratorie nel credito al consumo sono frutto del fatto che Compass ha aderito al protocollo di Assofin. Sapete che non c'è una moratoria ex lege, ma c'è una moratoria che è stata, diciamo, approntata dall'associazione di categoria. Quindi abbiamo avuto richieste crescenti soprattutto nel mese di aprile-maggio. E qui vi voglio dare un dato molto interessante che abbiamo dato già in parte al mercato, ma che oggi vi confermo e vi aggiorno. Noi ovviamente in quei mesi lì siamo stati molto spaventati, tra virgolette, o preoccupati dall'andamento del credito. Perché? Perché di colpo nel mese di aprile-maggio si sono bloccati i rimborsi. Cioè arrivavano a scadenza le rate e, diciamo, in maniera importante non venivano ripagate. Parliamo di, se siamo arrivati a 1,3 miliardi, io credo che ci sono stati dei mesi in cui abbiamo avuto botte da 300-400 salendo e poi ovviamente da giugno in poi sono andate scendendo. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo classificato questi tipi di andamenti come moratorie, quindi abbiamo spostato i piani di pagamento, si chiamano accodamenti, quindi tendenzialmente uno dice ti sposto 2 o 3 rate o 4 rate alla fine del periodo e tu poi mi fai vedere se dai prossimi scadenze sei regolare. E quindi eravamo molto preoccupati da questo andamento. Dopo, già dal mese di giugno e luglio, abbiamo visto un andamento completamente diverso. Per darvi un dato definitivo, noi del 1,3 miliardi di moratorie di Compass, oggi alla fine di agosto il 90% si è estinto e si è estinto con più dell'85% di ritorno in bonus. Il che vuol dire una cosa, perché quando abbiamo avuto questo picco ci siamo soffermati sulle cause, no? Le cause potevano essere tante, no? Nel senso che c'era alle volte impossibilità fisica di pagare, perché in alcuni casi i nostri clienti vanno ancora negli uffici postali con i bollettini, c'era comunque l'impossibilità di dialogare con i clienti in un certo modo per favorire dei piani di rientro, quindi c'era impossibilità di pagare, impossibilità di recuperare e poi c'era un effetto, come dire, psicologico mai visto, no? Nel senso che ovviamente nessuno di noi ha mai vissuto una situazione del genere, quindi da un punto di vista dei comportamenti era difficile capire se le persone non ripagavano perché non avevano già soldi, cosa che sembrava strana perché è chiaro che la pandemia è partita a febbraio-marzo
Ci sono ovviamente tanti casi di gente che stava già non bene, che non poteva pagare ad aprile, però non in quella proporzione. E quindi quello che abbiamo capito è che era un misto di queste cose e che effettivamente molti dei nostri clienti, come pensavamo, avevano un ottimo merito creditizio, un ottimo andamento, al punto che praticamente le moratorie del consumo si sono estinte. Perché il picco noi li abbiamo avuto, diciamo, siccome spostavamo di 2 o 3 mesi la rata, abbiamo incominciato a farla a marzo, quindi chiaramente da giugno a luglio abbiamo visto la gran parte delle scadenze. E oggi abbiamo un andamento del rischio al netto, quindi dopo queste moratorie, che è leggermente superiore, nel senso di costo del rischio di rettifiche su crediti, leggermente superiore rispetto alla situazione pre-Covid. Quindi un andamento particolarmente buono per la situazione in cui ci troviamo, il che vuol dire che il rischio famiglie italiane continua a essere un ottimo rischio, perché le famiglie italiane hanno dei comportamenti virtuosi in cui, come sapete, si indebitano in maniera, come dire, non eccessiva, soprattutto rispetto ad altre popolazioni europee, e soprattutto hanno dei comportamenti virtuosi sul rimborso, nel senso che mediamente è una controparte con comportamenti non solo corretti, ma con comportamenti responsabili, nel senso che lo vediamo, c'è anche una solidarietà di famiglia, nel senso che se per una rata c'è difficoltà, subentrano magari degli aiuti familiari, quindi c'è una dinamica di ripagamento del rischio molto molto buona, e il che fa ben sperare, perché ovviamente se l'andamento è positivo, l'erogazione di credito ovviamente è altrettanto positiva. Quindi la cosa più importante che posso dirvi riguarda proprio l'andamento moratorie Compass. L'andamento moratorie Compass fa dire che oggi c'è un 10% di non pagato. Di questo non pagato cosa succede? Tendenzialmente la metà viene riscadenziato, quindi ti aggiungo un paio di rate di riscadenziamento, e un'altra metà viene invece classificato come sofferenza o comunque come attività deteriorata. Quindi tutto sommato molto meglio delle aspettative sulla parte famiglie. Uno può anche dire, è chiaro, che fino adesso non ci sono stati casi di licenziamenti o casi di, come dire, perdita di posti di lavoro importante, quindi vediamo come sarà questo andamento dopo che scadranno, mi pare che scadano da qua a fine anno queste misure, però tendenzialmente noi abbiamo visto che la correlazione tra costo del rischio e questo tipo di indicatore non è così lineare. Quindi, sulla base dei dati che abbiamo visto anche durante l'estate, siamo piuttosto fiduciosi che il rischio famiglie italiane rimanga molto buono rispetto ovviamente alla situazione in cui siamo. L'altra parte del moratorio, quindi dicevo, 2 miliardi e 6, 1 miliardo e 3 Compass, 1 miliardo e 3 suddiviso sulla parte mutui ipotecari di CheBanca e la parte leasing. Mediamente un 5% del nostro portafoglio di mutui è andato in moratoria. Le moratorie sui mutui ipotecari sono più lunghe, quindi è difficile. Ovviamente un mutuo, sapete, ha magari una durata media di 15 anni, mentre un finanziamento consumo ha una durata media di 2 anni e mezzo. Quindi è più facile capire l'uscita dalle moratorie del consumo rispetto, più facile, più corto, rispetto invece a quella dei mutui. Quindi i primi indicatori che abbiamo rispetto a soggetti che avevano chiesto questo tipo di moratoria e poi hanno fatto, come dire, marcia indietro, perché anche lì probabilmente c'era un aspetto psicologico, c'era un aspetto di incertezza. Poi, quando siamo progressivamente tornati a una quasi normalità, alcune richieste sono rientrate sia lì che nel leasing, però su questo segmento e su quello del leasing è prematuro dirvi come andranno le cose, no? Quelle del leasing sono molto spesso sono garantite dal Mediocredito, quindi in realtà è un rischio coperto.
Quello invece dei mutui ipotecari è un rischio che rimane aperto e quindi diciamo su quello abbiamo dei segnali positivi, ma è presto per dare delle indicazioni definitive. Quindi devo dire che nel complesso ho trovato, facendo questo lavoro da un po' di anni, molto utili queste misure, molto utili perché innanzitutto, come vi ho detto, c'è stato un tema psicologico. La gente e le controparti economiche, anche semplicemente le persone fisiche, dal Covid, come sapete, sono rimaste sconcertate, spiazzate. Quindi certi comportamenti non dipendevano dalle difficoltà economiche, ma dalle difficoltà comportamentali. Quindi aver fatto due provvedimenti sulla liquidità e sulle moratorie è stato molto utile perché ha rappresentato, come dire, una rete di salvataggio sia sulle vere necessità economico-finanziarie sia su, come dire, quelle invece più comportamentali. Il rischio persone a me sembra meglio del rischio piccole imprese, questo è sempre stato vero, ma questa crisi lo dimostrerà, cioè chi è esposto sulle microimprese avrà più da soffrire, perché le microimprese per definizione hanno un tipo di organizzazione, un tipo di domanda che è più interna e meno export, quindi se guardiamo un po' le crisi che ci sono state dopo il 2008, dopo il 2011, la gran parte delle sofferenze sono state generate da questo settore o da settori specifici come l'immobiliare, no? E quindi sull'andamento persone fisiche sono positivo, sull'andamento large corporate e imprese medio-grandi sono anche lì positivo, però ci vorrà come dire, un lasso temporale non piccolo per arrivare alla situazione pre-Covid. Faccio un esempio, ci sono una serie di settori che hanno a che fare con la mobilità, gli aeroporti, dove per esempio in altri paesi sono arrivati proprio misure specifiche di sostegno, in Italia no, e noi vediamo che gli aeroporti a livello europeo ci metteranno dai 3 ai 5 anni a tornare ai numeri di prima, quindi bisognerà accompagnare una serie di queste imprese per tanti anni, perché evidentemente diciamo il giro d'affari che avevano prima del Covid è molto lontano. Quindi le moratorie sono state utili, soprattutto hanno rappresentato un momento in cui la banca e la controparte hanno condiviso un piano, come dire, di allentamento della pressione e hanno consentito comunque un rientro in posizioni, come si è visto da Compass, di performing. È chiaro, qui vi anticipo un tema che può interessarvi, bisogna pensare qual è l'eredità di questa situazione, cosa questa situazione lascerà nel sistema economico produttivo e nel sistema bancario. Voi sapete che dopo ogni contrazione dell'economia, con un lag temporale di 18-36 mesi, questo tipo di contrazione si vede nei bilanci delle banche, no? E si vede sotto forma di aumento delle sofferenze. Ora, noi siamo in una situazione molto molto svantaggiata in Italia e in generale nel 2020 rispetto alle crisi precedenti. Perché? Per due motivi. Uno, storico, che le procedure esecutive italiane sono le peggiori che ci sono in Europa. Quindi, quando uno ha delle procedure esecutive che risalgono adesso, forse la Presidente lo sa, io non me lo ricordo l'anno, ma in cui queste procedure esecutive sono state fatte, per cui voi vedete una procedura esecutiva su un immobile a Parigi, a Madrid, a Francoforte e a Roma, nei primi casi è questione di pochi mesi, forse un anno, nei nostri casi, sapete, ci possono mettere 5-7 anni. Quindi il primo punto è questo. Il secondo, quindi ovviamente avendo nuove sofferenze, dovendo fare procedure esecutive, chiaramente l'Italia sarà più colpita
perché ovviamente è un'economia che è un po' più debole rispetto a quelle menzionate, in più a questa specificità negativa. Ma poi la seconda cosa molto più rilevante è che entriamo in questa crisi con regole nuove e regole molto peggiorative. Voi sicuramente avete sentito parlare del calendar provisioning. Il calendar provisioning è una norma che la BCE ha introdotto un anno e mezzo fa, che dice sostanzialmente questo. Quando hai un credito deteriorato, non deve essere proprio in sofferenza, tu non hai più discrezionalità come amministratore nello svalutarlo, tu lo devi svalutare un terzo all'anno, quindi in 3 anni lo devi svalutare al 100%. Sì, UTP, da UTP a sofferenze, bravo. Questa regola è stata introdotta per le sofferenze di nuova generazione dal 2019 in poi, quindi è entrata in vigore praticamente nel 2020. E non si vede ancora, perché adesso cosa è stato fatto da parte della BCE? Una sorta di limbo in cui durante il Covid questi criteri di classificazione UTP sono stati un po' anacquati. Ma è chiaro che questa situazione non può durare, non è che uno ti può dire tu non classifichi a sofferenza per i prossimi 5 anni, perché il 6° anno non tiri sulla credit della banca, no? Perché c'è più sofferenze che... E quindi secondo me è importante che tutti quanti si rifletta su questa norma, che è una norma sbagliata, perché come giustamente diceva il vostro collega, questa norma vale per le sofferenze e per gli UTP. Gli UTP si chiamavano una volta crediti incagliati, i vecchi incagli. Ora la BCE ha fatto di tutto erba un fascio, tu dici se tu hai un incaglio tu lo tratti come una sofferenza e quindi anche se un credito vivo e non morto tu me lo svaluti un terzo l'anno. Se noi applichiamo questa norma a quello che sta succedendo, viene un disastro nel bilancio delle banche, non solo nostre. Quindi è una norma sbagliata che è stata messa perché evidentemente, voi sapete, soprattutto in Germania non si fidava della qualità degli attivi delle banche del sud Europa, per così dire, italiane, no? Quindi noi spingevamo per fare l'unione bancaria e i tedeschi dicevano sì, l'unione bancaria la facciamo quando voi vi siete ripuliti. Come si fa a ripulire? Mettiamo delle regole che valgono per tutti, quindi Nagel di Mediobanca non può pensare di svalutare al 20, deve svalutare al 30 perché questa è la norma, quindi è una norma meccanica. Ora, questa norma applicata nel post-Covid è come una bomba atomica, perché evidentemente tu hai una massa di partite che diventano quantomeno UTP, li devi trattare già come sono sofferenze. E qual è la prima derivata? È che se tu hai un credito che è un incaglio e lo svaluti così, è molto difficile che quel signore gli dai altri soldi, perché se io ho 10 nei confronti di Marino e li devo svalutare per 3, è molto difficile che gli dia altri 2, perché poi ho altri 3, perché devo svalutare per 1 e poi così via. E quindi questo tema del migliorare le procedure esecutive e fare una giusta revisione del calendar provision, secondo me sono delle priorità per voi che siete esperti della materia e avete come dire, un compito legislativo comunque all'interno del Parlamento. È molto importante perché io prevedo che soprattutto per le realtà più deboli, no? Quelle del sud Europa, questo si riverberà nei conti bancari in maniera molto importante. E quindi probabilmente ci troveremo in una situazione di dover ricapitalizzare le banche fra 2 o 3 anni o anche prima per l'impatto di questo tipo di crisi. Quindi, diciamo, in sintesi, a me sembra che i provvedimenti fatti siano stati ben fatti, sicuramente si potevano migliorare, si poteva farli più spediti, però nel complesso sono serviti. Sia dal punto di vista della finanza, sia dal punto di vista della gestione dei problemi, quindi con le moratorie, e quindi secondo me bisogna andare avanti su questa linea qui, però non bisogna perdere di vista il fatto che comunque siamo entrati in una recessione con effetti durevoli sulle aziende e sulle banche, quindi bisogna anche pensare a delle misure un po' più strutturali. Perché ovviamente queste sono misure che non sono strutturali, quindi questi decreti di liquidità e moratorie dureranno qualche semestre, uno li può allungare, però
secondo me vanno affrontate anche delle emergenze o delle situazioni strutturali e non solo, come dire, di contingenza, ecco, come giustamente è stato fatto. Bene. Senatore Ferro, prego. Beh, innanzitutto un ringraziamento particolare perché è il primo capo azienda che partecipa di persona, pur essendo la banca che ha gli effetti dei nostri lavori è quella che meno ci interessa. No, ma lo dico come dato di fondo, quindi questo non è solo questione di stile, ma anche questione di sostanza, di questo la ringrazio quando personalmente. Quando chiama il Parlamento, secondo me bisogna rappresentare la banca, ecco, poi no, beh, è chiaro, insomma, che uno ha sempre altre cose da fare, però. Sì, però lo fotografo, credo che anche i colleghi su questo saranno d'accordo. La ringrazio, dottor Nagel, e anche il dottor Vincenzi per questa relazione. Lei è stato chiarissimo, diciamo che è la banca che è stata meno toccata per quanto riguarda il vostro business rispetto alle manovre, però ci ha dato alcuni dati. Io chiederei a lei quello che ho chiesto a tutti i suoi colleghi, nel senso che era interessante almeno per me capire la suddivisione sulle aree del paese, se avete questo schema, nel senso che per esempio ieri Monte dei Paschi ci ha fatto capire che è intervenuta, per esempio, io in un'area non di elezione, non una catchment area, per esempio nelle isole, nelle Sicilie, quindi capire un po' la vostra suddivisione. E il secondo argomento invece un po' più strutturale, nel senso che mi ero fatto portatore di un emendamento che bloccava la possibilità di modificare i rating delle aziende, cioè nel senso che il Covid comunque ha portato un peggioramento del rating nazionale, settoriale e anche sicuramente delle singole aziende, e come questo dato può incidere nelle vostre valutazioni circa il merito creditizio, perché lei l'ha detto chiaramente, l'eredità del Covid è un'eredità pesante, le banche se ne accorgeranno, se va bene, in un arco temporale 18-36 mesi, e se avete appostato, sicuramente sì, proprio in previsione di questo peggioramento complessivo del sistema, lei ha detto, ha citato la parola, siamo in recessione, quindi se sono appostati dei fondi specifici per supportare un peggioramento tendenziale della nostra economia. E poi l'ultima domanda, lei a pagina nel punto 4 della sua relazione cita alcuni temi di interesse strategico che forse è anche l'aspetto che più ci interessa al di là dell'emergenza. Ecco, mi soffermo sul primo punto, lei dove parla di semplificare e velocizzare le procedure di aumento di capitale per le società quotate, prevedendo ad esempio l'eliminazione del passaggio assembleare per le ricapitalizzazioni fino al 20% del flottante, e l'ultima, che penso sia quella alla quale lei faceva riferimento anche rispetto all'entrata in vigore del calendar provision, del rinvio dell'entrata in vigore delle altre normative di recepimento, penso si riferisse a questo, ecco, se poteva un po', perché sono temi che meriterebbero ciascuno uno specifico file di approfondimento, ecco, poi, certo. Ma, su questi due, e la ringrazio. Grazie. Collega Centemero, prego. Guardi, mi ha preceduto il senatore Ferro e lei, dottore, mi ha preceduto durante la sua esposizione, nel senso che per quanto riguarda l'NPL ratio c'è un aumento, dopo anni di calo si è visto un aumento, e quindi volevo chiederle un po' una sua opinione su quali fossero le cause, ha già sostanzialmente risposto. Sull'ultimo punto del senatore Ferro, quindi gli aumenti di capitale, la sua proposta mi sembra molto intelligente, anche perché vivacizzerebbe i mercati finanziari, se penso soprattutto a listini più piccoli come AIM, insomma le AUCAP sarebbero duopo, soprattutto in questa fase storica, ma io la norma l'applicherei proprio sistematicamente e vita naturale durante. E le chiedo nello specifico se secondo lei l'articolo 44 del DL semplificazione è sufficiente a realizzare gli obiettivi di quanto esposto da lei nella relazione per quanto riguarda gli aumenti di capitale. Quindi solo questo. Collega Marino.
Grazie Presidente, mi unisco anch'io alla considerazione molto positiva fatta dal collega Ferro rispetto alla sua presenza qui da noi come segno di rispetto per il Parlamento. Grazie anche per la bella relazione che trovo assolutamente in linea con un'altra bella relazione che lei fece nella scorsa legislatura in occasione della seconda indagine conoscitiva sul sistema bancario, quindi Mediobanca ci ha abituati bene. Su quello nulla da dire, invece le ultime due considerazioni che ha fatto mi inducono a un momento di riflessione sulle sue preoccupazioni. Innanzitutto il tema delle procedure esecutive, perché è vero che in prospettiva noi non siamo competitivi rispetto agli altri paesi, ma nella scorsa legislatura proprio erano stati fatti degli interventi che erano finalizzati alla riduzione dei tempi delle procedure esecutive, che in allora erano sui 7 anni e mezzo e adesso mi risultava essere diminuita anche in relazione del lavoro che veniva fatto sugli NPL. Lei invece mi dice che così non è stato o che è necessario un ulteriore, eventualmente capendo anche utilizzando quale strumento legislativo, intervento in quel senso, perché proprio nella parte finale noi ci eravamo finalizzati molto, visto che, e qui mi collego con la sua seconda considerazione, certo è un problema quello delle nuove regole peggiorative che di fatto la BCE, i paesi del nord avevano imposto, perché noi volendo la realizzazione del terzo pilastro, cosa che loro non volevano perché temevano poi di dover rimborsare quei soldi loro, i debiti nostri, avevano posto una serie di vincoli che adesso stanno diventando dei vincoli pesanti, però su quello non possiamo intervenire molto. Avete in mente come si possa aggirare questo strumento o come si debba soltanto cercare di operare un'azione di lobbying con altri paesi che si trovano in situazioni simili in funzione del cambio di queste norme che effettivamente, come lei evidenziava, rischiano di diventare una specie di bomba che si ritorcerà contro coloro che l'hanno fatti e invece che migliorare la condizione del sistema potrebbe peggiorarla in maniera significativa. Collega Dettore, prego. Sì, grazie Presidente, mi associo anch'io alle considerazioni, non sono ringraziamenti, in ordine alla relazione e al fatto che ci sia qui l'amministratore delegato e anche l'avvocato Vincenzi, quindi che dimostrano quell'attenzione che spesso non abbiamo ritrovato anche con riguardo alle esposizioni e relazioni nell'ambito dei lavori della Commissione. Detto questo, mi interessava, come ho visto anche al collega Ferri e ad altri, la parte relativa ai temi di interesse strategico con riguardo al profilo normativo, cioè da questo punto di vista ora io faccio delle domande e spero che possa esserci una collaborazione anche con Mediobanca per avere le vostre proposte e qualunque suggerimento noi stiamo raccogliendo, perché abbiamo intenzione anche di sviluppare la parte propositiva del lavoro della Commissione ai fini appunto della produzione normativa futura, non solo di adeguamento della, in particolare della gradazione emergenziale, ma anche per un affinamento della normativa ampiamente sul settore, da fare agire e operare sul settore bancario e finanziario. Allora, da un lato, ecco, questa questione della semplificazione, certezza e meccanismi di escussione delle garanzie statali, e dall'altro la già accennato, la riforma e semplificazione del procedimento esecutivo per il recupero dei crediti nell'ottica di riduzione degli NPL a livello di sistema. Noi spesso stiamo facendo queste domande, ci soffermiamo su questi temi, perché da un lato l'escussione della garanzia, dall'altro la semplificazione del procedimento di recupero dei crediti sta diventando centrale anche ora che ci poniamo, diamo verso l'eventuale escussione. Anche perché, come voi sapete, nei decreti cosiddetti Covid o emergenziali, tutta la disciplina emergenziale, in particolare l'ultima anche con liquidità, ci sono norme che escludono la responsabilità da inadempimento, cioè escludono la responsabilità da inadempimento per tutti i soggetti che abbiano avuto, come dire, subito effetti dall'attuazione dell'emergenza Covid, sia sul piano sanitario che sul piano degli effetti di sistema. C'è una norma molto ampia che esclude la responsabilità del debitore del 1818. Quindi si pongono ora dei problemi, perché da un lato c'è la questione, già nella giurisprudenza di merito si stanno ponendo questioni, opposizioni a pignoramento, opposizioni a procedure aggiuntive, sulla base di questa norma che apre in maniera del tutto nuova lo scenario, cioè rallenta il recupero dei crediti
vedremo come opererà queste ed altre norme sull'escussione reale ed effettiva delle garanzie, e quindi ci stiamo ponendo, da un lato c'è il giusto intento di ridurre gli NPL a livello di sistema e di semplificare, dall'altro ci troviamo ora l'escussione delle garanzie statali, che sono in qualche modo il riferimento, come dire, più importante ai fini della concessione di credito che c'è stata, vista la garanzia pubblica. E quindi c'è da trovare un equilibrio a breve, io credo molto a breve, lo diceva spesso il vicepresidente D'Alfonso, che ora è presidente della Commissione Finanze, e dobbiamo trovare al Senato un equilibrio preciso, e quindi da un lato come semplificare le procedure di discussione, voi siete i primi che lo scrivete, i meccanismi di discussione, gli altri non l'hanno mai scritto, nessuno si è posto il problema, cioè, tutto sennò c'è la garanzia, voi vi state ponendo il problema strategico di come semplificare e dare certezza ai meccanismi di discussione. Dall'altro, come intervenire sul procedimento esecutivo, sul quale ci sono stati vari interventi, spesso molti legislatori si sono occupati del codice di procedura civile, poi alla fine dei procedimenti esecutivi, a volte complicandolo invece di risolvere le questioni. L'ultimo decreto semplificazioni, non c'è niente in materia, manco sul processo amministrativo, l'ultimo che abbiamo appena lì, non c'è assolutamente nulla, quindi il processo di semplificazione non c'è a livello, non per una critica, ma è un fatto oggettivo, per esempio non c'è niente sul giudizio amministrativo, non c'entra niente con quello che diciamo, ma anche quella parte c'è, cioè, se tu semplifichi, non è, sul contenzioso amministrativo non intervieni, interviene sulla norma dell'abuso d'ufficio, sul danno erariale, e poi dopo non intervieni su tutte quelle che sono le procedure e la parte contenziosa, è complicato poi risolvere le questioni. E qui io volevo sapere se avete già, rispetto a questa giusta affermazione di semplificazione, certezza e meccanismi di discussione, cioè vi ponete il problema che però non si è posto nessuno, come, ecco, se avete già maturato qualche, come dire, prima valutazione o riflessione anche in punta di penna, qualcosa che già avete maturato, che a noi interessa molto perché si è posto molto spesso, mi sostituisco ad Alfonso sulla sua richiesta che era continuativa in materia, e in particolare mi interessa molto il procedimento esecutivo recupero del credito, che da un lato il problema del sistema finanziario, dall'altro la questione delle difficoltà nel rientrare, nel pagare di una fascia sempre più larga di soggetti, e quindi il punto di equilibrio. Il punto di equilibrio è stato spostato da queste norme del credito emergenziale verso la difficoltà dei soggetti, perché oggi basta opporsi ai pignoramenti, basta opporsi in maniera a sapere come fare, non c'è giudice che nel merito, basta al principio di buona fede o di equità, non applica questa norma che richiama proprio la vecchia applicazione del principio di buona fede per salvaguardare la posizione del debitore. E quindi in esecuzione molto spesso mi stanno dicendo molti colleghi che avviene questo, in base a questa norma che sta ormai è diventata, visto già sui leasing, sui contratti di locazione, già è avvenuto, ma sta cominciando ad avvenire anche soprattutto nel rapporto finanziario di dettaglio, soprattutto quelli in quei settori. E siccome sta avvenendo, ora c'erano le ferie giudiziarie, ma ora settembre-ottobre si comincia, quindi da un lato i due termini, il corno, da un lato questa questione della semplificazione e certezza minima di esclusione della garanzia statale, dall'altro sul procedimento esecutivo per trovare questo punto di equilibrio rispetto alla disciplina emergenziale. Non so se è chiaro l'aspetto, ma credo che siano temi soprattutto che poi interessano anche largamente a cittadini ed imprese, oltre a dover avere una risposta di certezza per il settore bancario e finanziario, perché la questione potrebbe diventare non facilmente risolvibile in mancanza di norme adeguate in materia. Grazie, io ho finito gli interventi, do la parola al dottor Rager. Prego. Grazie Presidente. E per quanto riguarda la distribuzione geografica, non so se ho capito bene l'intervento, ma la mia impressione è che anche le nostre valutazioni coincidono. Per esempio, se io guardo la situazione di Compass, noto che l'incidenza maggiore delle richieste di moratoria nelle isole. Centro e isole hanno avuto un andamento, come dire, peggiore rispetto alle altre, che vuol dire per le isole forse era prevedibile, per il centro direi meno, anche perché il centro, come sappiamo, ha in proporzione credo più impiegati pubblici, quindi evidente il rischio di perdita. Quindi credo che ci sia molto un tema anche psicologico e comportamentale qua, perché poi, come dicevo,
il rientro in bonus è stato dappertutto molto buono. Ho dato un dato prima per prudenza, ma la realtà è che siamo quasi all'88%. Ho detto più di 85%, siamo all'88%, no? E quindi però effettivamente, come forse le diceva qualche collega del Montepaschi, isole hanno avuto un andamento un po' peggiore. Rispetto a una serie di domande che hanno a che fare con va bene, adesso abbiamo fatto queste misure, su che cosa attirate la nostra attenzione di temi strutturali? Allora, veniamo al tema dei non performing loan, il primo, no? Che diceva anche il dottor Varino. A me sembra che un po' tutte le banche europee, non solo quelle italiane, sono d'accordo che il calendar provisioning non va assolutamente bene. Soprattutto non va bene la misura in cui tratta un UTP come una sofferenza. Non puoi, perché a quel punto un credito semivivo o vivo lo rendi un credito morto. Quindi innanzitutto bisognerebbe separare queste due categorie e bisognerebbe evitare l'automatismo. Perché ecco, c'è questo automatismo che è poco significativo, perché cioè che è preoccupante, perché le spiego come funziona. C'è una differenza tra il calendar provisioning di un credito cosiddetto garantito o no. Però il problema è cos'è un credito garantito ai fini della BCE. Allora, è praticamente garantito un credito solo che ha un immobile in ipoteca, ad ipoteca. Tutto il resto è considerato non garantito. Quindi se io ho un impianto o, come dire, altro attivo a garanzia, non è considerata ai fini BCE una garanzia valida e quindi mi cade nel bucket del 33% l'anno. Quindi innanzitutto mette molti più crediti di quello che dovrebbe dentro la forma peggiore, tipo sofferenza, equiparando UTP a sofferenza, e poi mette crediti anche che sono garantiti, ma non secondo la loro definizione, dentro lì, perché nel secondo caso andrebbero, credo, ammortizzati in 9 anni o in 7 anni, quindi non in 3, è già una cosa diversa. Quindi secondo me bisogna fare un'iniziativa a livello di Commissione Europea, perché comunque tutte le banche d'Europa sono d'accordo su questa cosa qua, però abbiamo il problema che la BCE è stata la prima, su indicazione dei tedeschi, a farla venire fuori sta norma nel 2019, quindi deve fare un po' di retromarcia guidata di nuovo ancora dai tedeschi, perché sono stati i tedeschi a metterla quella norma lì, no? E quindi c'è un lavoro da fare, innanzitutto con le banche tedesche, perché anche le banche tedesche hanno questo problema. E quindi è un lavoro, però ecco, devo dire che la BCE, non lo dico perché sono italiano, ma perché lo stimo, da quando ha nel meccanismo di supervisione RIA, è una BCE molto diversa, molto più, secondo me, innanzitutto ha fatto esperienza della precedente fase, quindi come sempre, poi ha un dialogo con le banche su queste tematiche, col mercato, con gli investitori, secondo me molto più attivo e molto più produttivo, ma per esempio anche sull'attività di M&A, con RIA sono attività che hanno avuto, come dire, una ripresa. Quindi sarà frutto anche che era la prima esperienza, quella dell'SSM, e questa con RIA, secondo me, ci sono le basi per poter dialogare su una riforma del calendar provisioning. C'è un tema qua che voglio dirvi, perché la mia esperienza me lo fa appunto dire, che non è tanto solo importante quello che ho detto, ma è anche importante che la BCE non, con le sue ispezioni oggi, non imponga dei criteri di classificazione degli UTP particolarmente severi, perché anche qui, di nuovo, UTP è una categoria intermedia tra la sofferenza e il credito in bonis. Chi dice se un credito non è più bonus o UTP? Lo dicono delle norme generali e lo dicono i comportamenti interni delle banche. Se in seguito a ispezioni o general guidelines della ECB incomincia a venire fuori un orientamento per cui sono più restrittivi nel classificare
e quindi lo impongono le banche, noi avremo una migrazione da bonus a UTP molto maggiore. Quindi c'è parecchio da fare su questo. Il secondo punto del deputato, senatore, non so, Centemero, adesso magari mi sbaglio come deputato, ecco, è sul Tobugione. Quello che non passa la legge, porta anche l'elezione. C'è un problema, voi sapete, un problema macro in Italia. Quando hanno scritto sto recovery fund ci hanno detto una delle priorità, se non la priorità, è che voi dovete riformare la giustizia civile e il sistema con cui fate le cose, perché la gente si spaventa, non viene in Italia perché se sta in una procedura 10 anni dice scusa, poi con anche i rischi penali, lasciamo perdere. Quindi un primo tema è questo degli aumenti di capitale. Se lei vede, dottore, io faccio un aumento di capitale in Francia, in Germania, in Spagna, Vincenzi che è un esperto, tra convocazione dall'Assemblea al Consiglio, documentazione che deve fare, ci mette il doppio del tempo degli altri. Quindi ci sono state alcune misure che hanno riguardato i cosiddetti aumenti di capitale in opzione, che hanno ridotto un po' i termini. Qui noi cosa volevamo dire? Volevamo dire, soprattutto in questa situazione, e credo che in Inghilterra l'abbiano fatto, tu devi consentire a una società che si vuole ricapitalizzare di farlo un po' in maniera straordinaria. Straordinaria cosa vuol dire? Che voi sapete, ci sono due modi di ricapitalizzare un'azienda: una chiedendo i soldi ai soci, o seconda escludendo i soldi ai soci, escludendo di chiedere i soldi ai soci e facendo entrare nuovi soci. Esclusione del diritto d'opzione, no? Ovviamente l'esclusione del diritto d'opzione è regolata in maniera molto stretta, perché dici scusa, prima di escludermi devi rispettare tutta una serie di norme, perché esatto, perché se mi escludi l'opzione quando il titolo è basso, mi stai annacquando il valore, cioè fai entrare Vincenzi nella società, escludi Centemero, il titolo è basso, Vincenzi guadagna, Centemero perde. Bene, questa è la regola. Cosa hanno pensato gli inglesi? Hanno detto, va bene, ma se ci sono delle società in difficoltà e devono ricapitalizzarsi in fretta, a questi soggetti bisogna dare la possibilità di farlo entro un limite del capitale, il 20%, con delle procedure che fanno che è il Consiglio a farla questa operazione più che l'Assemblea. Quindi dicono, se una società è diciamo in una situazione tale da... Esatto, limitato al 20%. È chiaramente, scusate, noi che abbiamo studiato tutti questa materia, è chiaramente una forzatura, ma è una forzatura che è figlia del tempo in cui siamo. Piccola, nel senso 20%, piccola, una porzione del capitale per un periodo limitato, uno dice per 2 anni. Perché dico questo? Perché spesso le società trovano soggetti che non sono nella società che vogliono entrare. Però le procedure per far entrare uno che non è dentro sono molto complicate. Esclusione di diritto opzione, bisogna avere una perizia, bisogna avere è tutto un quorum assembleare molto elevato, 2/3, quindi uno ti può bloccare. Quindi secondo me quelle che ci sono e che in parte abbiamo suggerito sono solamente un piccolo esempio, bisognerebbe essere un po' più coraggiosi sull'esclusione di diritto opzione. Vengo al tema poi delle esecuzioni, no? Io condivido quello che lei ha detto. Ovviamente bisogna avere, come sempre, un atteggiamento equilibrato rispetto ai problemi, no? Oggi noi abbiamo una situazione che, per derive italiane, chiaramente favorisce, come ha detto lei, il debitore a scapito del creditore. Perché magari non è nata così quando è stata fatta, lei la sa forse meglio di me, però con i ritardi dei tribunali, con le interpretazioni che sono fatte, con giustamente anche un'interpretazione che può essere data da una parte del Parlamento che vuole difendere alcune fasce ed è comprensibilissimo, qual è oggi il risultato pre-Covid? È che per farsi fare un decreto ingiuntivo al Tribunale di Roma ci vogliono 18 mesi. Ma non un decreto ingiuntivo rispetto a una signora, di 90 anni che sta a casa senza reddito, che alcune fasce
deboli giustamente bisogna proteggere, quindi io no, esatto, quindi oggi per come è andata la legislazione, per come l'attività nei tribunali, per come non hanno aggiornato tutto il regime delle notifiche, il regime delle notifiche nostro è, sembra un regime da inizio del Novecento ancora, no? L'uso della tecnologia in questo tipo di procedure è ancora minimale, quindi secondo me, al netto del Covid, e quindi il suo ragionamento è giustissimo, e mi metto anche nei vostri panni, voi non potete fare una normativa oggi che ha il sapore di andare a colpire delle persone che sono in difficoltà, no? Quindi bisognerebbe fare innanzitutto che magari entra in vigore una volta che gli effetti del Covid, che protegge le fasce più deboli, ma che mette semplificazione e tecnologia. Cioè qui la valutazione se fare o no un decreto ingiuntivo, i tipi di atti da fare, la tutela del debitore in questo sono spropositati. E ce lo dice il Recovery Fund, dice, se non rifate questa parte qua, voi non andate da nessuna parte da un punto di vista di ripresa economica. Se io posso pormi a dire che non sono responsabile, perché lo Stato deve attivare la garanzia se non c'è una responsabilità? L'escussione della garanzia, la garanzia è in funzione, no? È subordinata alla solidarietà del garante, ma se vi è una responsabilità del debitore, se il debitore riuscirà a provare che non è responsabile in base a questa norma che c'è nei decreti Covid, e l'escussione, perché lo Stato dovrebbe pagare la garanzia? Cioè, ecco perché bisogna trovare dei meccanismi immediati ora, perché lo Stato è a prima richiesta, però se c'è una responsabilità del debitore. Ma poi io dico, alle volte noi che abbiamo avuto l'impero romano, il rinascimento, non è che dobbiamo per forza inventare soprattutto una materia così che non è particolarmente, come dire, sexy. Certo. Vediamo come fanno queste cose i francesi. Come le fanno gli spagnoli, come le fanno i tedeschi che non hanno un sistema giuridico anglosassone, vediamo mediamente che tutele hanno dato e cerchiamo di trovare un punto di incontro, di buonsenso. Ecco, non è che dobbiamo, alle volte proprio non dobbiamo inventare, perché per quegli stessi investitori che mettono dei soldi in Italia, li mettono in Francia, li mettono in Spagna e quindi diranno, ma se per una procedura esecutiva in Italia ci vanno 10 anni, perché io devo fare un investimento in Italia, non lo devo fare, se devo fare un sito produttivo o qualcosa, perché lo decido di farlo in Italia invece che in Spagna o in Francia, no? È lì che abbiamo un problema poi. Quindi noi abbiamo mandato qualche proposta anche ai vecchi governi con Vincenzi, no? Sulle procedure esecutive, su questo. Mandata anche a noi, un po', vediamo, giudichiamo. Adesso bisognerà aggiornarla perché è stata evidentemente immaginata prima del Covid, no? Però su questo molto volentieri lavoriamo perché mi pare che sia tra le priorità. Bene, allora io non ho altri interventi, ringrazio il dottor Nagel della partecipazione, ci vediamo presto. Grazie a voi, è stato molto interessante. Sì.